Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Allora, vedete la libreria un po' scombussolata perché se mi seguite sui social avrete visto che ho scritto che non farò più molti video per questioni che vi ho già spiegato in un altro video comunque, perché i tempi si stanno affrettando, ci hanno messo fretta, quindi non farò video fino a giugno, metà giugno, diciamo verso anche fine giugno. In ogni caso, questo è un video molto fuori programma perché mi sono comunque decisa a portare a compimento il mio primo video per questa nuova rubrica a cui parteciperò anch'io, che è appunto la BookTube Italia Legge Indipendente. Penso che abbiate visto vari video perché c'è veramente una fila spicua di ragazze e ragazzi che partecipano a questo progetto, indetto da Miss Tortellino e Eleonora. Vi lascio il suo canale e tutti gli altri canali partecipanti a questo progetto qui sotto, e si tratta semplicemente di far conoscere titoli e cataloghi o comunque case editrici indipendenti, leggendo ogni mese un titolo della casa editrice che viene estratta e portandolo sul canale facendo una recensione. Quindi su tutti gli altri canali non troverete lo stesso titolo, ma bensì degli altri titoli o comunque a volte qualche titolo simile, uguale. Però sappiate che c'è veramente molta varietà perché ognuno di noi si sceglie un libro di questa casa editrice e lo porta sul canale. La casa editrice di aprile è stata la Eris Edizioni, di cui io ho spidocchiato il catalogo un po' di tempo fa perché, come sapete, ho già collaborato con questa casa editrice perché mi aveva mandato due fumetti, ma uno l'avevo ancora letto, infatti l'ho letto per la BookTube Italia Legge Indipendente, l'altro invece ve lo lascio qui nelle schede. Che era appunto E così conoscerai l'universo degli dèi. Questa edizione ha un catalogo veramente strano, particolare, che io vi consiglio di andare a vedere perché ci sono dei fumetti, come vi ho anche già detto, mi sembra, in quel video, particolari e che non sono sempre, cioè sono molto di nicchia perché non sono le solite cose che siamo abituati a vedere. Quindi io credo che dovreste darle una possibilità di andare a guardare, insomma, un po' tutto quanto. Ci sono anche delle graphic novel che a me ispirano molto, che vorrei recuperare di questa casa editrice, ma passiamo al titolo che ho letto per questo mese. Il titolo che ho letto per questo mese è stato Dressing di Michael DeForge. È un fumetto molto particolare. In ogni caso, primi dati tecnici: è edito Eris Edizioni in questa versione brossurata con una copertina molto strana, e costerebbe 13,50 euro. Questo fumetto però a me era stato inviato precedentemente dalla casa editrice, appunto per parlarne sul canale, e ora è il momento di parlarne. Io sinceramente non so cosa dirvi su questo fumetto. Vi dico solo che gli ho dato 2 stelline su Goodreads perché non mi è piaciuto tanto quanto avrei immaginato, pensato, perché comunque c'è scritto che Michael DeForge ha vinto molti premi, è comunque un autore pluripremiato e è molto prolifico perché fa tante opere, tante cose, disegna molto. Questo qui è il fumetto, un fumetto molto collegato nel contenuto, perché sono varie storie che si discostano dall'una dall'altra, non hanno un filo logico, non c'è proprio, perché ad esempio ce n'è una che l'autore ha disegnato in aereo, il suo stile è molto astratto, davvero astratto, le storie, cioè, non hanno né capo né coda, o comunque sono molto pop, molto colorate, sicuramente alcune hanno questi colori molto forti, ma ci sono di quelle storie, sono comunque storie brevi che sono stranissime. Ad esempio c'è questa qui dove ci sono degli esseri che sono su Marte, che sono umani, però mangiano radici e pian piano si trasformano fino a diventare appunto marziani perché mangiano queste radici. Ed è una cosa stranissima. Sono veramente stranissimi i disegni. Quindi l'albo alla fine è contenitore di queste piccole storie che l'autore ha disegnato. Quindi non c'è un collegamento logico, ma neanche nelle storie c'è un filamento logico.
E purtroppo a me questo non è piaciuto neanche, non saprei neanche che cos'altro dirvi perché appunto questa è la mia opinione a riguardo. Non ho mai letto nient'altro di Michael DeForge, era la prima cosa che leggevo. Come vi ho detto, il suo disegno è molto astratto, ma nonostante questo si riescono comunque spesso a rintracciare i connotati delle persone o comunque i dati fisici. Ad esempio, questi qui, cioè, le prime tavole mi erano piaciute un sacco appena ho aperto e pensavo si continuasse su quell'andamento, che fosse insomma quello. Invece no, perché sapete, no, io leggo le cose a scatola chiusa, quindi ovviamente quando non so cosa aspettarmi potrebbe essere una cosa totalmente diversa, come infatti lo è stato. E quindi non saprei cos'altro dirvi. Questa è stata è una recensione veramente flash perché non so che cosa dirvi riguardo a questo. Fatemi sapere se voi avete letto qualche altro titolo di Michael DeForge, se avete letto questo qui in particolare, cosa ne pensate? E io vi invito caldamente comunque ad andare a sbirciare il catalogo della Eris Edizioni perché ci sono cose che magari potrebbero piacere, perché comunque ognuno piace qualcosa di diverso, quindi sicuramente troverete qualcosina che potrebbe essere nelle vostre corde. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e ringrazio tutti quanti quelli che mi scrivono su Instagram e mi sostengono e tutte le amicizie che stanno nascendo. Sono veramente felice che il canale YouTube e Instagram mi abbia portato a questo. Mi dispiace se questo sarà l'ultimo video che vedrete prima della ripresa tra un mese e mezzo. Io spero che passi in fretta, finisca molto in fretta tutto questo perché mi dispiace non riuscire a portare altri video. Ma mi sarà anche molto difficile, ad esempio, leggere, quindi registrare video, sarà difficile in questo periodo, non ce la farò. E quindi ho deciso appunto di chiudere per ferie per un po', non perché non abbia nulla da fare, ma perché ho veramente tanto da fare. Io spero comunque che mi aspetterete, che nel frattempo passerete un po' del tempo guardando i miei vecchi video, qualsiasi, così vi terrò compagnia con quelli. E niente, lasciatemi un commento qui sotto se volete chiedermi qualcosa sul fumetto, sulla casa editrice, sul progetto, qualsiasi cosa. Vi ricordo che nell'info box ci sono tutti quanti i canali degli altri partecipanti, quindi vi invito caldamente ad andare a vedere i loro video perché alcuni hanno letto altri titoli della Eris Edizioni e sono stati più entusiasti, altri meno, quindi potrete farvi insomma un po' un'idea di quello che è anche il catalogo e dei titoli che potete provare. Trovare. E poi ovviamente vi lascio anche il link alla casa editrice, vi lascio il mio link Amazon che vi ricordo che se comprerete attraverso quello io riceverò una piccolissima percentuale del 10% che si accumulerà fino a che io non avrò un buono che potrò utilizzare per prendere libri e parlarvene sul canale o comunque per prendere qualcosa per il canale. Vi ricordo inoltre che c'è la mia pagina Ko-fi dove potete offrirmi un simbolico caffè se volete sostenere il canale, appunto. Se volete mettete un mi piace a questo video, se vi è piaciuto attivate la campanella per non perdervi nessun video, anche se come vi ho detto tornerò tra un mesetto, però quando tornerò almeno avrete la notifica che sarò tornata. E se vi va seguitemi comunque su Instagram e sul blog perché lì cercherò di essere più attiva perché comunque mi è più semplice scrivere sul blog, sul computer. Ci vuole meno tempo che ne a montare un video. Vi lascio alla sigla finale e noi ci vediamo alla prossima. Un bacione a tutti, ciao! E fate i bravi!